Non ho alcun dubbio, il pubblico di Startupper è un pubblico bello, siete tutti belli, ma c'è sempre un margine di miglioramento. E adesso parliamo di qualcosa che sono sicura interesserà tantissimo le donne, ma anche gli uomini. Parliamo di estetica, lo facciamo con Cristina Melagrana, benvenuta. Ciao Katia. E parliamo di Colibri Epilator. Allora, Esatto. prima di dire questo, vorrei far capire anche che tu sei nel mondo dell'estetica da tanto tempo, da 20 anni. Sì. E nel mondo dell'epilazione, con un occhio un po' particolare che poi si è rivelato anche decisivo in questa startup, da 15 Esatto. anni. Entriamo nel vivo. Esatto, sì, perché io sono 15 anni che mi occupo anche di epilazione, utilizzo però una tecnica un po' più ricercata, soprattutto 15 anni fa era impossibile, quando tiravo fuori questo filo c'erano sempre delle facce strane di clienti che mi guardavano un po' strane, perché praticamente utilizzo la tecnica del filo indiano. Detta triading, per levare i peli del viso, micropeluria, sopracciglia, arcata sopraccigliare, il disegno, Spieghiamo eccetera. proprio in breve di che cosa si tratta, perché i più Sì. attenti hanno già capito di cosa stiamo parlando, magari qualcuno però potrebbe non essere, insomma, Sì, non avere un'idea chiara. capito, sì. Si tratta di epilazione, Sì. praticamente, attraverso l'utilizzo di un filo di cotone, dove viene intrecciato manualmente, viene praticamente mosso questa spirale che raccoglie il pelo e lo estirpa bene dal bulbo. Quindi niente cere, niente roba appiccicosa, nulla di strano, proprio in Assolutamente. maniera molto semplice. Semplice, sì. Allora, tu hai cominciato ad utilizzare questa tecnica anche con le tue clienti, ha riscosso un successo molto Esatto, importante, esatto. anche un'idea, è nata un'idea. È nata un'idea, è nato Colibri, questo proprio per l'ispirazione, insomma, data dai clienti che soddisfatti mi chiedevano di estendere questa tecnica sul resto del corpo. Quindi, Chris, mi fai le braccia, mi puoi fare le gambe, però era anche un po' impossibile, un po' per le posizioni, insomma. Cioè, così, A aspetti che volte. mi metto in ginocchio. Un po' per i tempi, perché ovviamente è molto lento, una tecnica manuale dedicata al viso proprio anche per questo. E quindi, insomma, è nata questa idea di velocizzare, secondo me, una tecnica già perfetta per delicatezza, praticità, il risultato dell'epilazione, il pelo che ricresce sempre molto lentamente. Perché tra l'altro va a catturare anche quelli che non sono visibili magari Esatto. a occhio nudo, nel senso quelli che potrebbero sfuggire all'attenzione. Esatto, quindi la Quindi lui microperruria. passa e toglie. Sì, per quello che hai proprio una sensazione di pulito, no? Quindi questa sensazione di effetto luce sul viso. Quindi abbiamo detto perché non trasportarla ovviamente sul resto del corpo. E allora da lì nasce Colibri. Che è un meccanismo proprio che ripropone in maniera in chiave moderna quella che è una tecnica invece antichissima. Esatto, assolutamente moderna, secondo me attualissimo, anche perché essendo una tecnica manuale non utilizza praticamente batterie, ha pochi scarti, quindi anche per l'impatto ambientale, il mondo Ecco, dove viviamo è entriamo nello molto. specifico perché è un oggetto molto leggero, maneggevole, pratico, si butta Assolutamente. in borsetta e mi Sì. ha raccontato un aneddoto, tra l'altro, Sì. anche molto carino. Sì, un aneddoto buffo. In palestra, praticamente negli spogliatoi femminili, ho visto una ragazza che utilizzava i colibrì per depilarsi. Ovviamente, probabilmente l'appuntamento all'ultimo minuto, perché capita anche questo, ti accorgi che hai i peli, e allora lì ha tirato fuori i colibrì, non sapendo che, insomma, aveva l'ideatrice lì a fianco, Beh, è una che bella si vestiva. soddisfazione per te. Sì, infatti Anche poi. perché così da ultimo minuto, cioè giusto il rasoio, però il rasoio non ti dà la soddisfazione poi di avere un risultato a lungo termine che si Esatto. protrae un po' nel tempo. E invece questo sì, perché vai a estirpare il pelo dalla Assolutamente. radice. Sì, la pelle liscia per più tempo, non solo per un giorno, insomma, come può capitare Allora, per. questo è un progetto, tra l'altro, che è nato così quasi per gioco, è diventato un progetto invece importante, Esatto. riconosciuto per il suo valore in tutto il mondo, perché insomma, lo chiedono un po' da tutto il mondo, si è sviluppato adesso in un progetto che è molto più ampio, legato ad altri prodotti e legato anche alla formazione, giusto? Sì, esatto, perché devo dire che è iniziato sì per gioco, per un utilizzo praticamente privato, visto appunto le clienti che avevano queste grandi richieste. In realtà dopo la campagna Grand Fundi è andato alla grande e quindi abbiamo deciso di buttarci nel campo imprenditoriale. Da lì, dall'uso praticamente quotidiano e comune, ci hanno contattato anche invece gli esperti nel settore.
quindi estetiste, accademie che ci richiedono praticamente l'utilizzo di colibrì però a livello professionale. E quindi da qui la formazione di corsi di formazione necessari appunto per gli sì. specialisti del settore. Esatto, per l'utilizzo insomma su terzi ovviamente devono avere la nostra approvazione su un utilizzo legato proprio a un giusto modo di, no, di utilizzarlo, perché un conto è farlo su se stessi, un conto è farlo su altri o comunque magari insegnare ad altri professionisti, e quindi abbiamo tirato giù un... tutto il mondo poi che ne consegue, quindi anche prodotti naturali per il prima sì. e per il dopo. Sì, sì, esatto, sì, sì, che sposano praticamente la stessa ideologia di Colibri, quindi magari i prodotti, andiamo sui prodotti bio, sui prodotti naturali, che danno comunque una massima efficienza anche in quel senso lì. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro! Ho già capito. Ci sono, ma non si possono ancora dire, va bene, da seguire. Grazie a Cristina Milagrana. Grazie a te, grazie Katia. A Colibri e Pilator. Grazie. Tante idee legate anche alla vita quotidiana, al mondo quotidiano e alle necessità, perché quando si tratta poi di avere un appuntamento bisogna sempre essere in ordine. Questo vale per gli uomini e per le donne. Tante altre realtà da raccontare qui su Startup. Amici di Startupper, parliamo di mercato immobiliare. È vero che di agenzie immobiliari ce ne sono tante sul nostro territorio e non solo. È vero che ci sono tante realtà anche online legate appunto a questo mercato, ma sono sicura che qui adesso catturerò la vostra attenzione, perché parliamo di una realtà che vi darà la possibilità di vendere casa con zero commissioni, quindi zero commissioni per chi vende. E già qui abbiamo catturato l'attenzione, ne sono sicura. Parliamo di Dove.it, questa startup, e ne facciamo con Paolo Facchetti. Ciao Paolo. Ciao Katia. Allora, cominciamo proprio da questo, dalle commissioni zero. Allora, come dicevi te, Dove.it è un'agenzia immobiliare online che si basa su tre pilastri principalmente, quindi le zero commissioni, come hai ben detto, la tecnologia che aiuta a velocizzare il processo di vendita, ma anche a vendere al miglior prezzo, e un terzo punto è l'agente immobiliare dedicato, quindi per ogni casa in vendita c'è un agente immobiliare esperto della zona che segue sia il venditore sia il compratore dall'A alla Z. Ok, questi sono un po' i vostri tre pilastri. Esatto. Definiamoli così. Allora, come funziona? Quindi, chi vuol vendere casa si rivolge a voi, in che modo? Cosa deve fare? È molto semplice. Chi vuol vendere casa va sul nostro sito internet, dove.it, compila un piccolo form con i dati dell'immobile, quanto è grande, dove si trova, l'indirizzo. Un contact center centrale contatta la persona e fissa un appuntamento con l'agente immobiliare di riferimento della zona, okay. che fa una valutazione. Una volta deciso il prezzo, in accordo con il venditore, esce un fotografo professionista che fa tutte le foto, che mette a posto la casa e prepara la casa ad essere venduta al meglio, e tutto si scrive un annuncio che poi va pubblicato su tutti i portali immobiliari, su tutti gli strumenti con tutti gli strumenti di marketing che abbiamo in azienda. Quindi questa cosa delle zero commissioni per chi vende non sono assolutamente un limite sulla qualità e la quantità di servizi, anzi tutt'altro. Assolutamente, quindi le due cose sono abbinate, vero zero commissioni, ma anche una quantità e una qualità di servizi molto ampia. E questo sono un po' il vostro punto forza. Questo insieme alla tecnologia e alla trasparenza, quindi abbiamo un team di sviluppatori interni che aiuta appunto attraverso gli algoritmi, attraverso l'uso dei dati, attraverso la ricerca di prezzi al metro quadro della zona e un uso avanzato dei dati a definire qual è il miglior prezzo di vendita per venderlo nel più veloce tempo possibile. E tra l'altro tutto questo pacchetto, il modo in cui è strutturata questa realtà, la tua startupper, sono un po' lo specchio anche di quello che è il tuo bagaglio di esperienze personali. Ho vissuto per gli ultimi 7 anni all'estero, tra Londra, Parigi e Salisburgo, dove a Parigi lavoravo proprio in un'azienda internet che era basata sul mercato africano, quindi era un grandissimo e-commerce africano dove viaggiavo tra Kenya, Marocco ed Egitto. E poi mi sono spostato a Salisburgo invece a lavorare per una grande multinazionale dove mi occupavo proprio di sviluppo della forza vendite, e lì ho visto vari modelli a livello immobiliare che esistevano nei vari paesi che non esistevano ancora in Italia, e allora lì con una chiacchiera con l'investitore abbiamo deciso di aprire Dove.it. E così nasce questa realtà. E abbiamo parlato un po' di chi vuol vendere casa e chi vuole acquistare, stessa esatto. cosa, si rivolge sempre a chi vuole acquistare. Molto semplice, anche qui viene sul sito internet, guarda il listing delle proprietà che abbiamo in vendita o nonché anche sui vari portali immobiliari,
ma anche per chi compra abbiamo delle garanzie, quindi ogni immobile è certificato da un notaio, quindi un notaio controfirma un documento che certifica che l'immobile è libero da ipoteche o vincoli, in modo da garantire la massima trasparenza a chi acquista e di dargli sicurezza. Bene, quindi questa è una bella garanzia. Allora, parliamo anche un po' del dove operate? Allora, siamo presenti su molte città in Italia, per citartene alcune siamo su Torino, Milano, Genova, Roma, Bologna, Verona, Bergamo, Varese, Pavia, Lodi, una bella queste, lista. Queste sono solo alcune. Una lista che tra l'altro è in continua espansione. Esatto. Stiamo crescendo molto, abbiamo intenzione di aprire molte altre città nel prossimo anno. Quindi basta andare sul portale e compare comunque quella che è la lista delle città attualmente coperte. Esatto. E comunque è una lista che bisogna andare ad aggiornarsi, insomma, giorno per giorno, perché poi cresce minuto dopo minuto, dai, così. Allora, abbiamo parlato quindi di quello che è il mercato immobiliare, abbiamo parlato di quelli che sono i servizi, abbiamo parlato un po' a chi si rivolge questo tipo di servizio e la semplicità anche del poterlo utilizzare. E i vantaggi, zero commissioni per chi vende e insomma già tutta una serie di servizi, anche una serie di servizi aggiuntivi, esatto, per chi compra. Grazie, questo quindi è dove.it, grazie a Paolo Facchetti, grazie di essere stato con noi. Su Startupper vi raccontiamo tante realtà, quelle immobiliari, quelle legate al mondo high tech, alla tecnologia, all'estetica, insomma tante realtà, tutte italiane, che raccontano le idee e la voglia di fare di questo paese. Su Startupper parliamo adesso di un progetto tanto bello quanto complesso e delicato anche nel suo sviluppo, un progetto che ha una missione molto molto interessante. Allora, parliamo di rendimento etico, o meglio partiamo da qui, e lo facciamo con Lucia Lozancic, benvenuta. Ciao, grazie. E con Andrea Maurizio Gilardoni. Ciao, ciao. Grazie Katia. Allora, partiamo appunto da questo progetto per raccontare poi tutto quello che c'è intorno. Rendimento etico è una startup innovativa che è nata per aiutare in primis le famiglie che oggi sono un po' in difficoltà. Katia, oggi, come dicevo, in Italia sono previste nei prossimi 3-5 anni circa 1,5 milioni di case che andranno all'asta. Sono tante. Esatto, e questo significa che ci saranno circa 5 milioni di persone coinvolte, se pensiamo a un nucleo familiare di 3-4 persone. E io e Lucia, io e mia moglie, sono da circa 15 anni che operiamo in questo settore. E il nostro lavoro è quello di andare a risolvere il problema della casa all'asta. Tecnicamente noi andiamo a comprare questa casa direttamente da queste famiglie, evitando che gli venga svenduta la casa in asta e quindi rimangano con i debiti. Quindi questa è la nostra attività da 15 anni. Perché poi molto spesso quello che succede è proprio questo: una casa va all'asta perché una famiglia ha accumulato un debito, che però molto spesso purtroppo la vendita della casa non va a coprire. Esattamente, questo è quello che succede nel 99% dei casi. Viene battuta un'asta, viene svenduto l'immobile e la persona che perde la casa rimane anche con i debiti. Questo si chiama un po' la morte finanziaria della persona, perché poi tolgono la carta di credito, il conto corrente, insomma si va nella lista nera dei cattivi pagatori. Sì. E quindi noi operiamo da 15 anni in questo settore, la nostra passione è anche la formazione, abbiamo delle accademie che insegnano anche ad altre persone a fare questa cosa, e nell'ultimo periodo è nata la possibilità di aprire una piattaforma di crowdfunding immobiliare dedicata a dei progetti specifici, come appunto quello immobiliare. E quindi abbiamo portato la nostra esperienza di 15 anni e abbiamo deciso di aprire questa piattaforma che aiuta gli imprenditori che collaborano con noi, oggi siamo davvero tanti in Italia che riusciamo ad andare a parlare con queste persone, a comprare queste case azzerando il debito. Quindi il rendimento etico che cosa fa? È una piattaforma che attrae questi investitori, e siamo già migliaia mentre stiamo parlando, che aiutano e finanziano questi progetti dove noi alla fine risolviamo il problema del debito a queste famiglie. A vantaggio di queste famiglie, non a vantaggio di queste famiglie, che è un tassello fondamentale. Esatto. Ed è questo proprio il bello della vostra startup. Esatto, poi. Ed è questo per questo è nato rendimento etico, perché le persone possono avere un rendimento dei propri risparmi e si può investire anche da soli 500 euro, ma questo investimento si sa esattamente a che cosa sta andando ad operare, insomma, a che cosa sta andando ad aiutare. Allora, io prima ho detto che è un progetto molto complesso e già comunque da questa premessa si capisce la complessità della realtà che c'è.
Ma voi avete realizzato poi, ci sono come delle famiglie che stanno vicine a questo progetto e che sono realtà che lavorano in sinergia proprio con il rendimento etico. Quello che ci piace dire è che noi questa attività la facciamo già appunto da 15 anni e il fatto di aver aperto questa piattaforma di crowdfunding è solo una conseguenza di una serie di attività che sono partite appunto anni fa. Perché io e Lucia siamo imprenditori immobiliari prima di tutto e quindi compriamo e vendiamo immobili, li compriamo e li vendiamo anche attraverso il canale delle aste giudiziarie, aiutando le famiglie in difficoltà da anni. Abbiamo aperto una nostra scuola di formazione per spiegare ad altri come poter fare questa attività e quindi aiutare sempre più persone possibili. E dopo che abbiamo fatto questa prima fase, diciamo, di apertura, abbiamo costruito proprio degli strumenti. Gli strumenti sono degli uffici di negoziazione, degli avvocati con dei notai, dei fiscalisti, insomma tutta la parte burocratica, quella tecnica, quella più difficile, insomma, della negoziazione tra una banca e un imprenditore con in mezzo appunto un debitore, viene fatta tutta dalle nostre strutture. Quindi è un progetto molto complesso che aiuta le famiglie in difficoltà non solo una volta arrivata all'asta ma anche prima, cioè non si può fare nulla nel momento in cui la casa è stata battuta all'asta. Esatto. Quindi il fatto di poter aiutarle in fasi diverse, quindi poi ogni situazione è un po' a sé, certo. Già questo dà una boccata di respiro a tutte queste realtà che purtroppo, come dicevi tu, sono tante e saranno tante anche nei prossimi anni. Esatto. Allora, tornando a, dopo aver fatto questo excursus su tutto quello che c'è, su tutto questo mondo che sta dietro a questo progetto, torniamo al rendimento etico. Sì. Perché in questa campagna di crowdfunding, quindi in questa raccolta fondi, c'è un altro progetto nel progetto. Esatto, sì. I progetti sono multipli, esatto, come dicevi tu, Katia. La nostra volontà, cioè aver aperto il rendimento etico, ci dà la possibilità in primis di aiutare queste famiglie, come abbiamo detto. La seconda cosa che facciamo è aiutiamo gli imprenditori a entrare in questo settore, perché avendo appunto un organo di controllo riusciamo a certificare le operazioni immobiliari e quindi anche le persone che magari hanno iniziato da poco ma hanno avuto la capacità di sviluppare un'opportunità, di salvare una famiglia, di creare un'opportunità immobiliare. Noi, grazie a tutti i nostri protocolli operativi, riusciamo a certificare queste opportunità e quindi non solo a chi sta prendendo la casa, ma anche all'imprenditore riusciamo a dare una mano. E questo per noi è fondamentale. Avete trovato una quadra per in qualche modo far uscire da questa situazione col sorriso un po' tutte le figure. Esatto. Dall'investitore a chi invece deve vendere. Esatto, è un po' come se fosse il rendimento etico un'incubatrice di start-up. Perché quello che sta accadendo è che stanno nascendo tantissime start-up immobiliari in questo ambito grazie alla formazione, grazie al rendimento etico e a tutti i servizi che ruotano attorno alle nostre aziende. Complimenti. È un po' un ecosistema che si autosostiene, diciamo. Sì, sì, sì. Giusto, bene. Grazie ragazzi, grazie quindi ad Andrea, grazie a Lucia, grazie a Rendimento Etico e a questo progetto davvero molto complesso ma che ha un'etica tutta sua. Grazie a voi, ragazzi. Grazie per l'invito. Su Startupper ancora tanto da raccontare, non solo dal punto di vista immobiliare, tecnologico, insomma c'è davvero tanto perché le idee sono tante e originali.